C'è una casa da demolire, siamo a Quartuccio in zona Isconcias, l'ha deciso la Procura della Repubblica perché è un'opera abusiva. In quella casa ci vive da sempre Vincenza Serra e adesso i giorni stanno correndo perché dovete provvedere entro il 14 gennaio a rimuovere tutti i mobili. Il fatto è che però non avete un altro alloggio, signora Vincenza, giusto? Giustissimo. Lei si aspettava questo provvedimento? No, cioè sapevo che mi avevano condannato alla demolizione, però ho detto, vabbè, un altro paio d'anni mi ci fanno vivere, tanto poi non ci sono più, possono buttare tutto quello che vogliono. Invece no, l'hanno deciso prima di Natale al mio deciso bambino. Quindi un Natale sicuramente di difficoltà ed è stata aperta una raccolta fondi da parte di sua figlia Elisa Cannas che praticamente vuole trovare un modo per continuare a garantire a lei un tetto. Elisa, di cosa si tratta? La mia idea era di acquistare una casa mobile su ruota, però purtroppo costa un pochino e ho provato ad aprire questa raccolta fondi per aiutare mia madre. Di quanto avete bisogno almeno? Per acquistare una casettina mobile su ruote, più il trasporto sino a qui, che viene più di 1.000 euro, ci vogliono quasi 15.000 euro, collegamenti e cose varie, poi quello pensiamo noi, però il comprarla e il portarla qui di seconda mano viene 15.000 euro. Quindi ho chiesto l'aiuto del popolo. Ecco, in questa nuova abitazione mobile poi andrebbe a viverci signora Vincenza e anche poi anche lei o altri parenti. No, ci vivrà mia madre e la sua cagnolina, Signora che le fa compagnia. Vincenza, al momento non ci sono alternative, la demolizione è quando è prevista? Il 15 di gennaio, il 14 staccheranno la corrente e il 15 demoliranno. Signora Vincenza, lei quindi a breve non avrà più un tetto, però state cercando di fare il possibile e l'impossibile per averne comunque uno. Lanci allora a lei un appello, assolutamente, con parole sue. Che cosa posso dire? Madre è difficile, quindi se posso lancio io l'appello. Certo. Ok, è difficile anche per me. Aiutiamola, gli ridiamo questa cavettina. E niente, l'appello è questo, aiutiamo mia madre.